Dal 18 al 21 aprile a Brescia si è svolta EXA 2009, la grande mostra dedicata a chi ama la caccia e il tiro, la seconda fiera di settore al mondo per numero di visitatori, come ha evidenziato lo stesso ministro dello sviluppo economico Scajola in visita al salone. Sono migliaia gli appassionati che affollano i padiglioni della fiera a caccia delle ultime novità: fucili, munizioni, ottica, abbigliamento, turismo venatorio, attrezzature di ogni genere, dai collari ai richiami. Qui in fiera è impossibile non trovare ciò che si sta cercando. Per questi corridoi c'è tutto quello che offre il Made in Italy del settore armiero e in questi giorni è stato sottolineato quanto il comparto rappresenti un punto di eccellenza della nostra economia. Ad EXA c'è anche spazio per praticare gli sport legati alle armi, grazie al campo di prova per il tiro con l'arco e ai poligoni di tiro elettronico ad aria compressa e dinamico. Ma gli amanti della caccia e del tiro hanno anche la possibilità di incontrare gli esponenti delle associazioni e federazioni del settore, grazie alla presenza degli stand delle associazioni di categoria, ma anche di spazi dedicati alle associazioni venatorie, come quello di Federcaccia, presente in fiera con la sua casa editrice, la Green Time. Partecipazione gradita anche quella dei campioni Beretta tornati vittoriosi dagli Olimpiadi, che sono stati premiati e festeggiati presso lo stand della holding. Commento su tutti i vostri atleti che vi regalano così tante soddisfazioni a livello nazionale e internazionale. Beh, devo dire che effettivamente ormai sono diversi anni che seguiamo questo settore molto da vicino e cerchiamo, diciamo, già da quando incominciano a sparare, avvicinarli, a tenerli il più vicino possibile. E devo dire che abbiamo avuto delle ottime soddisfazioni, perché molti ragazzi poi hanno avuto fior di carriere, hanno vinto fior di medaglie e quindi per noi è una bella soddisfazione sotto il punto sportivo. Poi anche sotto il punto di vista pubbliche relazioni e così, effettivamente il discorso di vincere un'Olimpiade, di vincere il campionato del mondo, di fare affermazioni importanti, sicuramente per il prestigio del marchio è una cosa importante. E quante sono state le medaglie Beretta alle ultime Olimpiadi? Beh, noi adesso stasera festeggiamo 3 medaglie, 2 d'oro e una d'argento. E, però nelle varie Olimpiadi chiaramente, qualche volta 3, 5, delle volte anche 6 ne abbiamo vinte. Dipende un po' da come vanno le cose chiaramente. Quello che io insisto sempre con loro è che si devono allenare molto, devono sparare molto, perché devono arrivare alle gare importanti il più allenato possibile. Grazie.